Allora, buonasera a tutti, grazie. Siccome questo è l'ultimo appuntamento di questa sessione, vorrei che fosse scoppiettante, interessante, avvincente, utile, perché dobbiamo provare a fare il punto, quindi fare un'analisi sul campo dello stato attuale, ma anche un ragionamento di prospettiva. E vorrei iniziare provocandovi, chiedendo quanti di voi sono stati a Singapore. Se foste in molti, ma ci fosse stati molto tempo fa, se vi trovaste in quella città oggi, scopriste che è più grande, è cresciuta il 25%. Credo che per un costruttore sia, come dire, il viaggio ideale per capire cosa può essere la modernità. Un'isola in un arcipelago di 67 isole che è il quarto centro mondiale dell'economia, è una città totalmente cosmopolita, è un gigante economico e ha bisogno di spazio. Che cosa fa? Cresce. Come cresce? Con la sabbia. La cosa incredibile è che a Singapore gli spacciatori non vendono droga, non contrabbandano droga, ma sabbia che corre continuamente lungo i confini e arriva da Sumatra, arriva dalla Malesia. Improvvisamente gli stati circostanti hanno dovuto punire, come se fosse il crimine più grande, il furto, il contrabbando, ma anche la vendita non autorizzata di sabbia, perché crollavano i paesi intorno e cresceva questo paese nel nulla. Se avete letto un libro bellissimo che è uscito un anno e mezzo fa con Nettografi, parla del mondo, di come sarà, e parla dei collegamenti che sono già immaginati, le infrastrutture che disegnano il nuovo pianeta, in cui che renderanno possibile girare il mondo in treno, perché cambia la geografia, cambiano gli spazi e cambia anche la dimensione del costruire. Questi vostri colleghi che lavorano per esempio nell'Estremo Oriente sono anche un po' oceanografi, devono costruire delle piccole isole artificiali su cui poi crescono i loro palazzi. Allora la domanda è: quanto siamo indietro in un paese in cui dobbiamo stappare lo champagne perché grazie a un piccolo bonus di incentivazione edilizia, Dio lo benedica per carità, qualcuno rifà due bagni e una cucina? Cioè siamo come delle formiche su una montagna e non riusciamo a capire la dimensione del problema. Allora questo settore tiene, la relazione del Presidente ci ha parlato di 600.000 persone, la cassa si è rivelato e la bilateralità un grande polmone che ha assistito e tenuto, ma la grande domanda che bisogna farsi in un convegno come questo è: fra 10 anni dove saremo? E soprattutto, voglio essere provocatorio, basta con queste parole d'ordine da piccoli bohemien dell'edilizia tipo rammendiamo le periferie. Possiamo dire che il rammendo è una cosa sfigata? È bellissima l'intenzione con cui Renzo Piano ha lanciato quell'immagine che voleva riparare, mettere in sicurezza, ma qui bisogna demolire 20 anni di orribile architettura popolare e ricostruire di nuovo. Allora la prima domanda, visto che il primo giro voglio farlo sulla visione, com'è possibile che non ci sia un politico? Abbiamo 100 partiti, ne sono tanti 2 nell'ultimo mese, ma non ce n'è uno che sia portatore di questa istanza. Datemi le chiavi per demolire, ricostruire, perché questo è il paradigma della modernità. Il resto sarà archeologia industriale entro forse 5 anni. Allora la prima domanda è: perché non c'è un politico che si faccia portatore di questa visione? Ma anche provocatoriamente, voi siete tutti gli attori che rappresentano questo club, il club che costruisce il futuro. Neanche voi avete imposto, domanda mia, al dibattito una prospettiva? Avete preso per la giacca il ministro, il leader di partito e gli avete detto: noi nei prossimi 10 anni vorremmo questo? Lo abbiamo trasformato in parole e slogan che possono essere ripetuti da tutti? In fondo le tasse sono diventate slogan, sia pro che contro, possiamo essere per la flat tax, per la plastic tax, ma la nuova architettura è diventata idea condivisa su cui anche si possono avere 2 opinioni, ma di cui si discute nei bar? Secondo me no. La nuova architettura, la nuova edilizia e dentro anche la nuova idea di città. Attenzione, è funzionato per i ricchi, non c'è uno in Italia che non sappia che cos'è il bosco verticale.
ma non funziona come grande modello da proporre al Paese. Quindi io dico, bene, stiamo celebrando un successo, bene, 4% in più di ore lavorate, ma la domanda non è oggi, è domani. Allora vorrei cominciare subito, chi di voi si butta e mi dice qual è la prospettiva che se oggi avessimo il principe nel senso voluto da Machiavelli, cioè colui che decide, il decisore collettivo, ecco, vorrei che uno di voi mi dica, io al principe nel campo dell'edilizia direi questo. Genovesi? No, io la direi così. In realtà, adesso mi butto e ti sto sulla provocazione, però una premessa la voglio fare. In realtà noi il 15 marzo, dopo 20 anni, abbiamo fatto uno sciopero generale. Può sembrare, come dire, tanto tempo fa, ma in realtà per noi, come dire, 15 marzo è stato ieri. Abbiamo fatto uno sciopero generale, non lo facevamo dal 94, l'ultimo grande sciopero generale era più o meno Tangentopoli, per essere chiari, altro contesto, altra area geologica. E se siamo arrivati a fare uno sciopero generale è perché probabilmente a una situazione straordinaria non si risponde con l'ordinario. Detto questo, io penso, al principe direi questo, di introdurre come criterio popolare il diritto alla bellezza. Se noi tornassimo a parlare della bellezza e della città ideale, potremmo riaprire una stagione come fu a fine degli anni 60, quando insieme sociologi, politici, urbanisti, imprenditori, sindacati, sono 50 anni dallo sciopero generale per la casa, che fu fatto nel 69 dagli edili che non riuscivano a chiudere il contratto e posero il grande tema dell'edilizia popolare. Era il sogno del diritto alla casa per tutti. Oggi il tema sarebbe il quartiere bello per tutti, lo spazio bello. Quindi al principe direi, inserisci insieme al diritto al lavoro il diritto alla bellezza, perché la bellezza non è roba da ricchi, la bellezza per definizione è diritto di tutti. E se la bellezza muovesse il legislatore nel fare il codice degli appalti, gli imprenditori, perché la bellezza necessita di bravi artisti, mettiamola così, e anche i lavoratori, secondo me, come dire, potremmo col principe giocare un po' a divertirci e tornare a quello spirito che già ci ha dimostrato che in questo paese le cose si possono fare se si ha coraggio. Sei stato rapidissimo, quindi ti do un piccolo supplemento e poi tutti teniamoci su questo se vi va sul primo giro. Qual è l'ostacolo più grande alla visione che vediamo in tutto il mondo di costruire, ricostruire, demolire, ricostruire? È un ostacolo burocratico, legislativo? Perché in alcuni posti si riesce, ad esempio qui a Milano, e in altre parti d'Italia sembra una bestemmia? Qual è, secondo te, è un ostacolo di mentalità e la politica? No, che allora, Luca, tu sei efficace perché fai della semplificazione del tuo messaggio il tuo mestiere. Io invece penso che qui dovremmo ricorrere alla categoria del complesso, perché noi siamo bloccati per una sommatoria di fattori. Siamo bloccati. Siamo, utilizzo il noi perché in questo caso, certo, come dire, è bloccato tutti, tanto l'imprenditore quanto il lavoratore, ma penso sia bloccato il paese, che è una cosa ancora più grande anche di chi sta in questa sala. Io devo utilizzare però la categoria del complesso, perché si sovrappone innanzitutto una questione culturale. Noi vediamo nell'imprenditore edile per definizione il corruttore e nell'operaio edile per il cinquantenne con la terza media sfigato il rumeno che scappa. C'è proprio un tema di impostazione culturale in questo paese. Cioè non è un onore stare in questo settore, a differenza di altri paesi dove c'è un'onorabilità e un onore nell'essere bravisti di questo settore. Poi c'è una stratificazione normativa evidente, non solo il codice degli appalti, ma io ci aggiungo anche l'aver impostato male i rapporti e i poteri tra livelli istituzionali diversi, una Bassanini in poi che ha solo incasinato la partita, per essere chiari, in una, potremmo dire, anche subalternità a certe idee per cui alla fine arriveremmo a fare i regolamenti di condominio come fonte primaria in questo paese. E aggiungo anche, e qui la chiudo, un problema però, mettiamola così, perché Milano funziona? Me la caverei dicendo perché a Milano esiste la borghesia. No, la borghesia non esiste in tutta Italia e questo penso che è un grande tema di discussione e me la cavo così.
Bene, allora sentiamo Panzarella su questo, perché se il ragionamento di Genovesi è giusto ed è interessante, però le leggi, le normative, i regolamenti, grazie anche alla borghesia, ma sono uguali nel resto d'Italia. Basta solo, diciamo così, una spiegazione sociologico post-marxista per spiegare perché sono bloccati i cantieri? A Milano sicuramente c'è la borghesia, non so se c'è ancora il proletariato, perché per fare un buon, per tornare ai vecchi schemi degli anni 70 ancora prima. Ma Milano sicuramente è un fenomeno particolare nel nostro paese, perché in effetti ha ragione quello che tu dici. Quelle leggi sono uguali in tutta Italia, no? Però Milano, diciamo, dopo il 92, dopo la grande crisi degli anni 90, è stata capace comunque, come dire, a riscattarsi. E tant'è vero che è stata Expo, forse l'Expo è stata, diciamo, la spinta, no? Che ha saputo, il catalizzatore, sì, e i milanesi sono stati capaci a sfruttarla assolutamente al meglio. Però per tornare anche al ragionamento che facevi tu prima di prospettiva, no? Dicendo pure a noi in qualche modo, ma voi cosa avete fatto? Le responsabilità pure delle parti, no? Della parte dei costruttori, noi rappresentiamo i lavoratori. Però su questo punto io penso che c'è un problema più profondo nel nostro paese. Cioè, mentre se noi andiamo a vedere Parigi, andiamo a vedere Londra, stanno guardando da qui a 2030, 2040, 2050 e stanno adeguando le loro infrastrutture, perché pensano, sanno già che a Londra ci saranno 2-3 milioni di persone in più nei prossimi 20-30 anni, e stanno guardando di là, nel nostro paese questa capacità non c'è. Non c'è perché negli ultimi anni, a mio parere, la politica, cioè nel suo complesso, che non ha avuto una visione, perché questo è un settore dove, insomma, negli ultimi 10 anni, cioè questo era un settore che partecipava alla ricchezza del paese per 11-12% del PIL, adesso dopo 10 anni ne ha perso 30-40%, ne rappresenta 8, e la politica, al di là di mettere qualche pezzo, e meno male che l'ha messa, no? Sugli incentivi, però sono tutti incentivi messi lì, ognuno in un contesto diverso, senza avere una sua razionalità. Sarebbe, secondo me, è venuto il momento anche di metterci le mani. Però il problema di fondo rimane questo: o in questo paese abbiamo la capacità, e in qualche modo la politica che deve guidare, noi possiamo spingere così come abbiamo fatto, come ricordava prima Alessandro, con lo sciopero, con la nostra piattaforma, lì ci sono gli elementi, ma anche l'ANCE e i costruttori, però la politica deve avere una grande visione, perché se la politica pensa a consenso di domani mattina, cioè questo è un paese che ha bisogno di politiche che guardano da qui ai prossimi 20 anni, e ai prossimi 20 anni, 30 anni, chiaramente dal punto di vista del consenso politico è complicato. Ed è chiaro che allora si guarda nell'immediato, ma questo non ci dà la prospettiva per il futuro. Ma è sempre fuori il colpevole, cioè da questo mondo, dal vostro mondo, sono arrivate 10 parole d'ordine, 10 slogan, 10 visioni che potevano fare pressione sulla politica, che potevano... Voi sentite di avere la coscienza a posto? Non voglio essere accusatorio, no? Lo chiedo proprio... No, ma perché, il problema... Cioè, Genovesi ricordava gli anni 60, ma negli anni 60 quella grandissima rivoluzione era prodotta da convegni, da grandi intuizioni, da imprenditori, pensate che cos'era l'olivettismo e Adriano Olivetti, cioè anche da costruttori che in quel momento interpretano bello, brutta, la modernità però sta là e hanno messo a soccorso il paese. Questo mondo ha fame, per usare un termine, diciamo, alla Steve Jobs? No, una battuta. Beh, noi in questi anni teniamo conto che ci siamo dovuti anche occupare, no, perché questo, di 600.000 persone che hanno perso il posto di lavoro in questo settore. Però questo non è che ha escluso da parte nostra di avere, magari poi non siamo stati capaci di usare le parole d'ordine come si usa molto nella politica, perché noi non possiamo fare questo. Ogni tanto arriva qualcuno e dice: da gennaio facciamo investimenti show 120 miliardi. La mia domanda è:
e se ce l'avevano in tasca perché non partono da dicembre, perché si deve aspettare gennaio. Noi non possiamo giocare sullo stesso tavolo, noi abbiamo fatto delle proposte su come questo paese, le città vanno ricostruite, vanno rigenerate, per cui da questo punto di vista io non penso, forse siamo stati poco incisivi, ma non penso che noi nel nostro complesso la nostra parte l'abbiamo fatta. Serve una borghesia, serve un principe illuminato, riprendiamo questi spunti, servono soldi, molto banalmente. Quale di queste emergenze metteremo sul tavolo? Ma magari tutte e tre le cose. Tutte e tre le cose insieme, bisogna dire al principe di diminuire un po' la burocrazia e di esercitare la memoria, perché nel 2009, dopo il terremoto dell'Aquila, in un bellissimo documento che abbiamo costruito insieme noi e tutte le nostre controparti, parlavamo e rispondevamo già allora con 10 anni di anticipo a Greta, parlavamo dicendo che per ridisegnare il pianeta, per ridisegnare il nostro futuro, abbiamo bisogno dell'edilizia, dell'edilizia verde, cioè dell'edilizia che mette il paese in sicurezza rispetto ai problemi idrogeologici. Vediamo i fiumi, le piogge, 4 gocce, un mese che piove, cosa succede? L'edilizia che mette in sicurezza gli edifici rispetto al rischio sismico, l'edilizia che ricostruisce il paese nei confronti di edifici che consumano troppa energia, che inquinano, no? Piuttosto che prendersela con le auto e fare le zone a circolazione limitata, lavoriamo sugli edifici che inquinano molto di più. Quindi quello era il nostro disegno, era il nostro progetto. Poi magari abbiamo avuto la colpa, e questo sì, di non riuscire a comunicare, questo è stato probabilmente uno dei nostri difetti, è stato uno dei nostri limiti. Abbiamo avuto la colpa di realizzare male quelle intuizioni, affidandoci a un mercato del lavoro difficile, a un sistema di imprese che tante volte non è all'altezza, magari anche con della forza lavoro improvvisata, presa così sui marciapiedi invece che dalle scuole. Abbiamo risposto forse in modo non troppo deciso e convinto a una mentalità pubblica, no? La mentalità che fa nascere 100 anni fa la Cassa Edile di Milano, ma che era figlia di un pensiero dove il mettersi insieme, tanto a destra che a sinistra, nel 1919, era comunque sinonimo di forza. Bisognava mettersi insieme per costruire qualcosa. Nascono le società di mutuo soccorso, nasce il Partito Socialista e poi il Comunista, ma lo stesso Partito Fascista nasce con l'idea che bisogna mettersi insieme per risollevare un'Italia che era appena uscita in malo modo dalla guerra, vincitrice ma in malo modo. Oggi non c'è più questa mentalità, questo sentire comune, oggi c'è l'individualismo, e allora forse una cosa che noi dovremmo fare come associazioni, come costruttori e come sindacato è quella di dire basta questa mentalità dell'ognuno si salvi come può e dove può, ma bisogna mettersi insieme, costruttori e rappresentanti dei lavoratori, trovare delle regole e riuscire a fare in modo che ci sia un'edilizia di qualità. E allora si risponde a Greta e allora si risponde al principe, perché il cantiere è solo la parte finale di un percorso, di un processo che inizia dal sentire comune, dalla società, dal tipo di città, questo è vero, che noi vogliamo costruire. Quindi direi al principe che dovrebbe esercitare un po' di memoria, tornare un po' indietro, ma per rispondere ai bisogni e alle esigenze di oggi. Gabriele Buia, su questo anche il tuo parere. Fra l'altro voglio fare una notazione, essendo io di formazione un cronista politico, l'ultimo è di poche ore fa, non c'è un politico italiano che non sia caduto sulla casa, acquistata, in affitto, villa, la casa dell'ex ministra Tria, simpaticissima, che ha detto ma io c'ho casa al Pigneto, lì ci stanno i drogati, e non c'è problema che abbia colpito la coscienza degli elettori facendo sparire o apparire consensi come la casa. L'80% degli italiani che la possiedono, non c'è uno, i bambini delle elementari sanno già cos'è il rogito, parola bella che evoca subito con tutta l'idea della edificazione. Cioè voi siete nel paese giusto. Voi siete nel paese giusto per lanciare una nuova visione. Il genovese mi ha un po' bacchettato, ha detto ma tu sei un semplificatore, però è dalle semplificazioni
che nascono le visioni, no? Siamo il paese dei grandi architetti, siamo il paese degli architetti che vanno a costruire fuori nel mondo, che già è una follia. Siamo il paese che costruisce i modelli, che diventano subito, come dire, preda dell'immaginario. Se noi veramente parliamo di questo quartiere a pochi chilometri da qua, è pieno di modelli che diventano format, che poi vengono replicati in forma diffusa in tutto il mondo. Nessuno di loro, e questo mi ha colpito, ha detto è colpa prioritariamente del codice degli appalti. Quindi si può fare. Allora, che cos'è? Qual è l'ostacolo per te? Allora, dico questo perché è ora di cambiare, voltare pagina una volta per tutti. Perché i temi che si stanno discutendo sono importantissimi alla luce di un fattore unico, cioè che il mondo delle senza mondo delle costruzioni questo paese non cresce. A 360 gradi. Il mondo delle costruzioni, con i costruttori puri, l'immobiliari, gli investimenti immobiliari, la grande filiera delle costruzioni, vale il 22% del PIL. 22% del PIL. Ora, o decidiamo che questo settore è strategico per la crescita italiana, o altrimenti stiamo affossandolo. Ma non lo dico solo io perché sono rappresentante di categoria, perché ormai lo dicono gli economisti, è chiaro, manca l'appello il mondo delle costruzioni che da 10 anni è latente, 10 anni che non cresce, 10 anni che non aiuta la crescita di questo PIL. Bene, allora abbiamo toccato dei temi importanti, abbiamo detto come si può crescere, quali sono le problematiche diverse, ma non per dar la colpa agli altri, anzi parto prima dalla mia di categoria. Noi è un settore arcaico, poco innovativo, che in questi ultimi 10 anni non ha avuto neanche le risorse per poter investire e crescere, perché in questa crisi generalizzata, sia del pubblico, che resta ancora in crisi, che del privato, oggi con timidi segnali di ripresa, tranne Milano, dove è chiaramente una metropoli con presupposti completamente diversi, insomma stenta ancora a crescere e non dà nessun aiuto. Qual è, sempre come subordinata, visto che tutti hanno risposto, qual è il segreto del miracolo Milano? Ma il miracolo Milano dobbiamo capire intanto che Milano è il centro della crisi, dell'economia italiana. Questo è un motore di sviluppo. Dopo Expo, se messo in moto automaticamente la volontà, l'innovazione, la volontà di crescere, ed essendo anche il centro economico italiano, dobbiamo riconoscerlo, molto attivo, proattivo e tutto quello che ne consegue, è stato per lui molto facile riprendere, perché c'è maggior interesse, i grandi gruppi hanno deciso di ritornare in Italia. Quindi, semplificando, c'è la borghesia, ci sono i soldi, c'è la visione, c'è stato il prototipo che è stato Expo, e questo ha messo in moto. Ha messo in moto il volano della crescita, dell'interesse. Quando cominciano ad arrivare i grossi gruppi, perché anche le aziende cominciano ad essere più innovative, c'è stata una serie di aiuti, fra l'altro economici, il fatto che ci fosse un aumento delle esportazioni anche su altri paesi europei, non solo europei, cioè c'è stato veramente un indotto diverso, che Milano ha sentito sicuramente per prima. Detto questo, oltre Milano e pochi altri territori, non c'è ancora questa crescita diffusa, e questo è un problema per tutto il settore che chiaramente oggi siamo qua a discuterne. Per crescere, oltre, vi stavo dicendo, la prima, noi siamo stati poco innovativi, abbiamo investito poco, anche in questi anni di crisi, chi è riuscito a investire nell'innovazione e nella digitalizzazione ha avuto redditività superiori alla media di settore, per cui lo sforzo nell'ambito, ripeto, di quello che ho detto poc'anzi, cioè che in questi ultimi anni era difficile trovare risorse da investire nell'innovazione e nella ricerca, perché vabbè, alla fine però questo settore è ancora rincorrendo la crescita. Poi, dopo aver fatto questa piccola autocritica, dobbiamo dire che però per crescere ci vuole l'humus della crescita, cioè una pubblica amministrazione efficiente e delle norme che ci permettono di crescere e non delle norme che affossano il settore. Perché questo dobbiamo avere la forza di dirlo e sottolinearlo, perché così altrimenti noi non cresciamo, ma non cresce il sistema. Esempio subito, la norma affossa edilizia. Allora, la pubblica amministrazione ormai è bloccata per la paura dell'abuso d'ufficio del danno erariale. Qui non ferma più niente nessuno, perché tutte le volte che un pubblico amministratore deve prendersi il rischio e l'onere di sottoscrivere un atto pubblico per un atto dirigenziale, un amministratore, c'è sempre la paura del danno erariale che arriva dopo anni, o dell'abuso d'ufficio. C'è una selva burocratica di norme impossibili, neanche un giurista riesce a interpretarle. Esempio?
Ma assolutamente, tutta la sedimenta Cassese, dall'inizio dall'Unità d'Italia 200.000 leggi, più i decreti attuativi. Questo governo ha 352 decreti attuativi da far fronte, senza quei decreti attuativi le leggi non si applicano, non partono. E noi restiamo appesi lì sperando che questo possa cambiare qualcosa. Non è possibile. Noi, per quanto riguarda il discorso dello sviluppo delle città, si parla di sviluppo urbano, di crescita e di rigenerazione urbana. Cosa vuol dire rigenerare le città? Perché parliamo tanto di smart city, di sostenibilità. Pensate che si possa fare questo senza veramente entrare sul tessuto consolidato delle città rinnovandole? No, dobbiamo dircelo. Pensate che si possa entrare sul tessuto consolidato delle città mantenendo ancora il decreto ministeriale del 68 che impedisse la demolizione e ricostruzione, perché oggi non si può più quello che costruire quello che è già insediato? Nessuno tornerà in città, perché quello che si demolisce non si può più costruire oggi. Queste sono le norme che occorrono. Se la visione del Paese è quella della crescita, della competizione fra città, che è il motore di crescita, di sviluppo, perché dobbiamo dircelo, è quello, perché l'investimento pubblico oggi non c'è, e dopo se volete ne parliamo, anche questo è un grande problema, beh, dobbiamo avere le norme per poterlo fare. Dobbiamo essere decisi, se vogliamo parlare di rigenerazione urbana con concretezza dobbiamo avere le norme, altrimenti dobbiamo smetterla, perché è una bufala questa. Non si può assolutamente perseguire un fine del genere. E questo dobbiamo farlo, perché noi abbiamo un decreto ministeriale del 68 nazionale che blocca tutto, una legge urbanistica del 42, del 42. Oggi le città cambiano in maniera vertiginosa, immediata. In 10 anni di crisi ha cambiato completamente filosofia questa città. Prima, come si diceva, c'era la proprietà, l'80% degli italiani è la proprietà della casa. Oggi si parla di uso. I grandi gruppi stanno investendo sull'affitto, cosa impensabile anni fa. Noi abbiamo una quota di affitto molto, molto inferiore rispetto ad altri paesi europei. Poteva essere un'anomalia o un pregio. Il bene degli italiani è la casa. Ma qualche finanza innovativa ha pensato di scherzare con l'economia reale, ci siamo trovati con le case dimezzate e abbiamo eroso il potere d'acquisto, il risparmio degli italiani. Questo abbiamo fatto con la finanza poi creativa, se ci mettiamo anche questo. Allora, alla luce di valori delle case. I valori, certo. Noi dobbiamo allora organizzare, fare in modo che il legislatore questo lo comprenda, perché adesso si sta parlando giustamente di miglior utilizzo del suolo o del consumo del suolo. Io lo chiamo miglior utilizzo del suolo, perché noi in Italia passiamo dal bianco al nero, non ci sappiamo che vuole sempre un cammino, no? Per crescere e condividere certi obiettivi. Bene, assolutamente, noi dobbiamo per forza di cose dire alla politica e far capire che è necessario un'attenzione particolare al settore per una svolta, senza il quale non ci sarà crescita, almeno una crescita che possa soddisfare le necessità del nostro debito pubblico, perché è quello che poi dopo che ci blocca su altri fattori, e su questo dobbiamo essere. In più abbiamo delle normative, normative regionali, normative comunali, abbiamo una selva di normative da rispettare, spesso in contraddizione una con l'altra. Ogni paese ha la propria normativa urbanistica, ogni regione ha la propria normativa urbanistica. Esempio di contrasto rapido, folgorante, ce l'ha? Beh, la regione Emilia-Romagna e la regione Lombardia stanno mettendo in atto delle politiche urbane di governo del territorio a livello regionale che sono, rispetto a altre regioni, molto più innovative e permissive. Se si arriva veramente a normare e permettere la demolizione e ricostruzione, anche con degli incentivi che dovrebbero arrivare da livello nazionale, sarebbe opportuno, ma dobbiamo asserire dare un presupposto, cioè il fatto che la rigenerazione urbana deve essere di interesse pubblico, perché anche quello dobbiamo dircelo. Se non si prende l'esempio dell'interesse pubblico, guardate che anche qui non si fa niente sulla rigenerazione urbana. E però dobbiamo avere la forza di innovare, altrimenti resteremo sempre un settore industriale di serie B, o almeno qualcuno penserà che sarà sempre un settore industriale di serie B, e non è corretto e non è giusto, perché noi abbiamo tante potenzialità. Un sistema bilaterale come il nostro non ce l'ha nessun sistema industriale, non ce l'ha nessuno. Noi siamo innovativi, investiamo, però abbiamo ancora delle norme che permettono la fuga dal contratto, permettono di utilizzare altri contratti a scapito delle imprese che devono essere imprese con la I maiuscola, perché anche qui, colpa nostra, forse abbiamo impostato poco il cambiamento verso la qualità.
qualità di impresa, qualità di prodotto, qualità di processo. Ma se vi dico che oggi, quando si sta parlando di innovazione, innovazione della progettazione per lo più, con l'utilizzo della digitalizzazione, che è il futuro, dove l'Europa è già avanti, anni luce su questo presupposto, oggi le università non sono in grado, tranne che a Torino e Milano, dove ci sono due politecnici forti, non è in grado di dare le risposte alle necessità delle imprese su questi passaggi, capite bene che allora restiamo ancora indietro, non riusciamo ad innovare. Se poi dopo a questo sommiamo il fatto che dovremmo, come ho detto, parlare di qualificazioni e che c'è in Italia anche un tessuto imprenditoriale che non riesce a crescere, ma è ancora per il 95%, non arriva a 10 dipendenti, allora anche questo può essere un ulteriore problema che dobbiamo, con l'aiuto del governo, cominciare a cambiare, se vogliamo veramente dare un'immagine della nostra dimensione economica, sicuramente nel mondo delle costruzioni, che ci permetta di essere maggiormente percepiti. Oggi il ministro Patuanelli mi diceva che a dicembre ci sarà il tavolo di crisi delle costruzioni, che ho chiesto a gran voce, perché non si esce da questo pantano se non c'è l'impegno coordinato di tutti i ministeri. Perché quando si parla col MIT e poi c'è il ministro dell'ambiente che ti blocca per altre cose, o c'è delle contrapposizioni con questa politica, che non voglio entrare in merito della politica perché oggi non riesco a capire come potremmo uscire da questo pantano politico, senza politica, senza indirizzi chiari e precisi, noi come possiamo avere degli obiettivi perseguibili? Perché passano tutti da decisioni che bene o male vanno a cozzare con gli interessi economici, se non verranno prese con decisioni. Ma in questo ambito, in questo teatrino generalizzato della politica, non riusciremo mai, mai ad avere veramente le possibilità e le opportunità di crescita, di sviluppo urbano ed economico. Questo dobbiamo dircelo. Per cui dovremmo cominciare a dire, adesso che abbiamo fatto autocritica, perché ci siamo detti anche noi, che da questo in punto le parti sociali del mondo delle costruzioni avranno la forza, in quel tavolo di crisi o con documento comune, per far capire alla politica che è ora di cambiare, che è ora di smetterla con questi atteggiamenti, perché non ci porteranno sicuramente avanti. Allora, Stefano Bastiannoni, io faccio proprio un esempio banale. Gli incentivi sulle ristrutturazioni erano sul tavolo del governo, dovevano essere falcidiati, poi si sono salvati perché è uscita fuori, per fortuna, una mezza rivolta popolare, si è spiegato che era un modello che funzionava, hanno fatto emergere il nero. Io raccontavo prima qui a un amico architetto che stava chiudendo una cila, è stato chiamato disperatamente da una coppia: no, abbiamo una fattura ancora in sospeso, non chiudere la cila. Uno pensa a una fattura da 5, da 4, da 10 mila euro, no, avevano comprato 4 maniglie d'ottone ed era un costo di 20 euro più IVA, però volevano metterla dentro. Cioè, anche in un tempo di crisi, quel volano con bonifici parlanti, con tutto quello che manda in orgasmo persino l'Agenzia delle Entrate, e sapete di che sto parlando, quel volano ha funzionato, cioè i soldi sono arrivati, le persone hanno investito. Allora il problema è quel modello piccolo che sta dentro l'appartamento, si può portare fuori? Cioè si può immaginare una politica di incentivi che riesca a muovere le grandi leve? C'è qualche congegno che può essere immaginato su grande scala per l'edificazione ex novo o per la costruzione e demolizione, un piano straordinario che si può immaginare? Continuo a battere su questo e magari escono fuori le idee. Poi dopo parleremo della bilateralità e di quella cosa meravigliosa che sono i DURC. Vai. Allora, sì, il modello ha funzionato. L'80% degli italiani ha la casa e quindi è stata disponibile a investire in un patrimonio abitativo che cominciava a diventare vecchio. Tutto tracciato, tutto che emerge, lavoro, occupazione e dobbiamo dircelo, in questi anni... E innovazione. In questi anni di crisi, se il motore dell'edilizia ha girato grazie agli incentivi per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico. Questo è stato, in questi anni duri, che sono stati anni che, come ricordavano gli amici del sindacato, hanno visto il mercato falcidiato, sia per quanto riguarda le imprese, sia per quanto riguarda l'occupazione. E invece il mercato della riqualificazione, della ristrutturazione e dell'efficientamento energetico ha tenuto vivo il settore. I 2/3 del mercato dell'edilizia si è concentrato in questo ambito, anche perché le grandi opere
abbiamo visto, ancora il Mose deve partire, la questione di Venezia sott'acqua, fate il giro del mondo, cioè le grandi... Bello, è uscito fuori un virgolettato in questi giorni di De Michelis, sarà pronto nel 95. Non so di quale secolo però, sì, lui pensava nel 1995. Quindi abbiamo visto che le grandi opere, i grandi interventi che dovevano portare il nostro paese a recuperare quel gap di cui lei parlava, di un paese che ha avuto negli anni 60 quel sogno, quella capacità di essere nella spinta dello sviluppo e che oggi invece vede nei paesi emergenti, che sono più giovani, più aggressivi e che hanno volontà di crescere, il modello di riferimento, mentre noi siamo un paese fragile, tutto incentrato a recuperare e a cercare di contenere i danni e gli effetti di comuni franosi, allagamenti, alluvioni e tutto quello che succede in un momento in cui sta venendo giù, questo paese sta venendo giù, e quindi quei micro cantieri che servono più che una grande infrastruttura, ci sono, è necessario, anche se poi nascono i TAP, i comitati anti-TAP, anti-TAP e tutto quello che viene fuori, tanti cantieri che possono nelle città, nelle piccole e medie centri, rilanciare occupazione, riaprire i cantieri, cantieri che iniziano e cantieri che finiscono, non incompiute, lavori eterni, varianti in corso d'opera che diventano spesa pubblica incontrollata e quant'altro e che danno luogo anche a fenomeni poco di opacità della pubblica amministrazione. Quindi c'è la possibilità, io direi di fare un piano che possa dare davvero una spinta sia all'innovazione ma anche alla manutenzione. Insieme a questi due ambiti, questi due motori possono far ripartire dai tempi di Keynes, l'edilizia, le costruzioni sono l'intervento anticiclico che per eccellenza può rimettere in moto e riaccendere il paese. Chiarissimo. Zini, le COP, avete quindi, tenete insieme imprenditoria, è un'idea, una storia solidaristica. La domanda è, prendo a modello una frase che il ministro Patuanelli ha coniato due giorni fa parlando di tutt'altro, parlava d'Italia, però dice ci vorrebbe una nuova IRI. Vi serve in qualche forma, in qualche modo un intervento pubblico? Potrebbe essere questa la scintilla che fa partire edilizia popolare, magari fatta con una programmazione ma poi affidata ai privati? Quale può essere un'altra grande leva, perché qualcuno lo ha sfiorato prima, quale può essere una leva con cui, se il principe non dormisse, può dare una scossa a tutto il settore? Ma allora io volevo dare uno spunto di visione un po' diverso, anche paradossale, no? Uno pensa al mondo cooperativo di realtà medio-piccole, tendenzialmente invece è un mondo di soggetti che più o meno hanno la storia di questa bilateralità, molti dei quali hanno storie secolari e nel tempo sono cresciuti. Un mondo che si è confrontato nell'ultimo periodo con alcuni dei progetti, quei pochi, perché io credo che noi da un lato dobbiamo recriminare, partendo anche da autocritiche, dall'altro dovremmo saper valorizzare, cercare di capire che cosa non ci ha consentito di fare ulteriori passi avanti. Negli ultimi 20 anni, perché se andiamo più indietro c'erano esigenze diverse di dare la casa alla gente, la ricostruzione, c'erano bisogni primari che non torneranno più in quel modo spontaneo. Poi teniamo conto che noi siamo un settore in crisi da tempo in un paese che nel frattempo non è cresciuto e sta andando in crisi tutto, eh? Quindi c'è un problema complessivo di collocazione del sistema economico all'interno del quale ci collochiamo. Senza sviluppo è difficile, col debito che abbiamo, introdurre degli elementi che riproducono un volano. Dicevo, gli ultimi due piani significativi che hanno prodotto, io sono testimone di questo perché lo stiamo fanno, no, l'alta velocità che sembra una bestemmia, l'alta velocità sulla quale c'è stata una infinita discussione che ha stravolto anche il paradigma dei criteri, dei valori. Quei centri che si trovano sull'alta velocità hanno un valore, tutto quello che è fuori rischia di essere, ma è un modello di sviluppo. D'altronde anche nel mondo c'è una concentrazione e densità urbana. Il secondo, che io credo possa essere un grande elemento di investimento e di sviluppo, è stato
il piano a sostegno di quella che è una delle eccellenze italiane, cioè la sanità pubblica. Quindi un grande piano di ammodernamento del sistema sanitario. Fra l'altro, noi stiamo anche con alcune nostre realtà esportando questo modello non in Africa, ma in giro per l'Europa. Quindi noi, e anche qui c'è un altro problema da porsi, obiettivamente stiamo constatando un sistema paese a due velocità. Un centro-nord in cui è più facile, Milano è il paradigma, no? Milano ha una velocità in più, perché comunque è probabilmente l'unica, una delle poche aree del paese che ha ancora un dinamismo economico. Sarà frutto evidentemente di una serie di fattori, della borghesia, della concentrazione, ma è una storia che oltretutto ha delle direttrici che vengono meno che in altri posti influenzati da quelle che sono le oscillazioni della politica, le alternanze, no? I piani di sviluppo hanno condizioni di maggiore linearità. Cioè c'è, io credo, il tempo e la cultura, io, per progettare un quartiere di grattacieli. Intanto a Milano che cos'è? La rigenerazione dove è venuta? In aree dismesse fondamentalmente industriali, dove c'è una proprietà concentrata e dove è più facile intervenire. Perché quello che è un valore per gli italiani, che è la casa, molti dei quali si stanno rendendo conto che il valore della casa tiene fin quando c'è sviluppo economico, perché nel momento in cui le aree vengono depresse, anche il valore del bene immobiliare cambia da zona a zona. Ma nel momento in cui c'è questa proprietà parcellizzata, adesso uno degli elementi che sentivo, questi incentivi al 90%, hanno ancora più valore laddove però stanno intervenendo degli elementi di distorsione del sistema, perché il 90% ci sono dei soggetti che addirittura te li fanno gratis, perché riescono a scontare lo sconto fiscale, e quindi questi sono elementi di distorsione. Teniamo presente un'altra cosa, ma come facciamo a pensare di ripartire in un'industria che nel frattempo, con un'industria che nel frattempo è stata demolita? Le nostre grandi esperienze all'estero, che erano anche di ingegneria idraulica, non solo nel tempo, noi eravamo, come dire, a livello di ingegneria anche nei ponti, e purtroppo adesso stanno avvenendo alcune distorsioni obiettivamente negative per il sistema. E come facciamo a pensare di rigenerare modelli di sviluppo dimensionati, come diceva prima il presidente Buia, su una microindustria? È vero, hanno funzionato gli incentivi alle ristrutturazioni, ma gli incentivi alle ristrutturazioni non porteranno mai quello che è stata l'edilizia a livello di 20 anni fa. Noi abbiamo quella dimensione, possiamo tenere quella. Credo che a migliorare ci voglia poco, siamo arrivati a un livello così basso in termini di capacità industriale di trasformazione che basterebbe. In più, in una situazione del genere, siamo passati negli ultimi 2 anni che quelle poche opere che erano instradate in termini infrastrutturali di grandi sono state frenate dalla politica, perché c'è comunque evidentemente un'opinione pubblica che viene in qualche modo coinvolta in questi problemi del consumo del suolo, basta cemento, cioè, ci sono delle parole d'ordine che evidentemente... C'è stato anche un periodo di contrapposizione laddove si portava come modello la decrescita felice. Noi siamo in un paese che anziché sovvenzionare il lavoro, sovvenziona la disoccupazione e tendenzialmente il reddito di cittadini. E io non vedo l'ora, vedo solo della gente nella mia impresa che non vede l'ora di andare in pensione. Ma io mi ricordo una volta, poveretti, gli operai che andavano in pensione avevano pochi anni di vita. Adesso non vediamo l'ora da... Cioè pensiamo come sistema paese, con un risparmio privato molto forte, la liquidità che è cresciuta, l'incertezza di poter vivere, e non ci rendiamo ben conto che stanno avvenendo dei cambiamenti macro. Per ora ci stiamo limitando dei francesi che investono in Italia, ma ben vengono i francesi, perché quando saranno i cinesi, che comunque hanno qualità della vita molto peggiore, hanno dei gradienti di migliore. Ma guardate che è una logica, come dire, di imperialismo, eh? Cioè non pensiamo mica di poter fare i pensionati a vita senza produrre, senza tirarci sulle maniche, e quando diciamo che non c'è lavoro, è vero che siamo indietro come innovazione, e laddove c'è dell'innovazione i giovani vengono, ma quanti sono gli italiani che sono nei cantieri? Parliamoci chiaro, quanti sono? Io ho dei cantieri in giro per il mondo che ci sono 100 nazionalità, non c'è un italiano. Voglio dire, lo spirito di sacrificio per poter rifare un percorso di industrializzazione, siamo in una fase molto critica. Avere poi demolito l'industria, io quando sono stato chiamato, mi ricordo, avevo il 15 marzo, siamo tutti sfilati davanti al governo, allora a me venne
e credo che qui sarà per cultura. Noi siamo cooperativi per cultura, in questo settore io poi ho l'avventura di rappresentare settori cooperativi molto vari, che vanno dall'industria ai servizi, perché tutto quello che accomuna i cooperatori che lavorano nell'impresa e che li associa. Io credo che questo modello, intanto un patto che dovremmo fare fra di noi, essere più coesi e viceversa. Noi abbiamo avuto anche un momento di ubriacatura di profitti nei primi anni 2000, quando con l'innesto dell'euro c'è stato evidentemente qualche elemento distorsivo in termini negativi, e questo trainati anche da un'incultura degli amministratori che evidentemente sugli oneri urbanistici in qualche modo ognuno faceva i bilanci. E noi abbiamo avuto i primi anni 2000 in cui le banche, perché anche qui le banche, noi adesso abbiamo due crisi del sistema industriale: la prima crisi che scoppiò nel 2011 e terminata già da un pezzo è quella di natura immobiliare. Ci troviamo in un sistema che comunque è bancocentrico, mentre prima qualsiasi terreno che gli portavi ti finanziava l'iniziativa, a un certo punto ha fatto crollare il sistema. Hanno avuto, io devo solo ringraziare le banche, ma comunque l'idea geniale, a quel punto c'è stato, perché le parole d'ordine sono pericolose, se non sono sostenute. Tutto quello che è estero è luminoso. Tenete conto che non c'era alternativa per certi tipi di impresa se non andare all'estero. I francesi, gli spagnoli vanno all'estero, ma le grandi imprese francesi e spagnole il 50% lo producono nel loro paese, vanno con una quota aggiuntiva. Noi abbiamo avuto il grande sistema delle grandi imprese che è crollato negli ultimi due anni, che aveva l'80% della produzione all'estero, e quindi abbiamo incentivato, e adesso c'è il sistema finanziario che si sta leccando le ferite, perché questi interventi ultimi sono di natura anche finanziaria. È vero, io credo che si sia fatto bene a fare un sostegno all'industria, io sono non credo che sia un elemento distorsivo. In quella sede avrei preferito riprendere un modello tipo Italstat, non tanto IRI, tipo Italstat, che 30-40 anni fa fece il piano delle caserme, il piano delle poste. Se non ragioniamo in termini di piani sostenuti dal pubblico, ma il privato dove volete che investa, che fra un po' la casa in certi settori, e sarà il problema di demolirle, che sono frazionate, vengono degradate, quindi se non sono concentrate, se non c'è una visione industriale che metta a servizio di una idea di cosa vuol fare l'Italia nel contesto mondiale, dove saremo noi come italiani? Siamo solo sulla moda e sul turismo? Io credo che faremo poca strada, ma è evidente che i cicli, noi abbiamo fatto un ciclo eccezionale, Milano è l'emblema di questo ciclo, ma potrebbe essere che per altri decenni e decenni non ne torni. Chiudo dicendo che come settore, intanto mi associo a tutto quello che ha detto il Presidente Buia rispetto alle distorsioni. Una cosa che chiederei al Principe è, come paradosso, eliminare tutte le leggi. Noi abbiamo fatto leggi che imbrigliano le persone oneste e i delinquenti non sappiamo controllarci, cioè continuiamo a fare delle leggi che imbrigliano invece di fare dei controlli. Continuiamo a sovrapporre burocrazia, e quindi abbiamo fatto i DUR, ben venga la bilateralità, e poi siamo sostituti di imposta, sostituti di, cioè siamo sostituti di tutto in uno Stato in cui adesso volevano prenderci anche sul piano fiscale, cioè fare i versamenti. Allora io dico che da un certo punto di vista questo non produce altro che burocrazia, responsabilità, incapacità di schiodare il sistema. Bisognerebbe lasciare un minimo da un lato, e dall'altro avere una visione di investimento di sistema, investimento pubblico, piani. Noi, e chiudo veramente, cosa stiamo esportando come sistema delle costruzioni italiane all'estero? Avete visto le gare che vince RFI in giro per il mondo con l'alta velocità? Se non ci fosse l'alta velocità non avremmo investito in treni, non avremmo investito in tecnologia, non saremmo tornati all'avanguardia come gli ingegneri ferroviari erano 50 anni fa. E io direttamente nell'impresa che rappresento stiamo esportando qualità sanitaria. Noi abbiamo qualità sanitaria ormai in certe zone del paese, anche qui c'è un problema, comunque l'Italia c'è un altro problema, che è un paese fortemente diviso su due velocità, il centro-nord e il centro-sud. L'emblema, che non si dice più solo mezzogiorno, è vedere la differenza che sta avvenendo fra Roma e Milano. Roma e Milano è una roba disastrosa.
ovviamente tutto questo, la cosa divertente è un amico ingegnere che sta lavorando in una di queste micro città della Cina, micro si fa per dire, da zero fanno una città di 5 milioni di abitanti. Allora erano a tavola, si parlano tutte queste diverse competenze al tavolo, a un certo punto un cinese, forse complice la difficoltà di traduzione, diceva: io amo gli italiani per come sanno vestire. Allora questo mio amico, per fare conversazione, beh, Armani, no, Gucci, no, io parlavo dei cantieri. Cioè, tu hai appena detto non trovo gli italiani nei cantieri, però in Cina mi dicono, se è vera questa cosa, vogliono gli italiani nei cantieri. La qualità dell'industria italiana delle costruzioni. Perché è la migliore capacità nell'organizzare, nell'abbattere i tempi di costruzione, quindi è anche un altro paradosso. Scusa, cioè, siamo bravi nel mondo, no, ma non sì, a casa no, nostra. Ma noi viviamo della qualità, ne stiamo esportando, perché anche in tecnologia siamo avanti. Però io non voglio tornare a quel tempo. Se noi facciamo dei paragoni di quello che avviene in Cina, facciamo dei paragoni impropri, anche qui risolvevamo i problemi. Si dice quando si facevano le infrastrutture in 10 anni, ma l'epoca, quell'epoca era l'epoca che facevamo i ponti in cima alle case. Quell'epoca risolvevi i problemi facendo i ponti in cima alle case, e quindi come evidentemente c'era un interesse pubblico prevalente rispetto all'interesse privato. Siamo in una fase decadente, perché evidentemente abbiamo una situazione generale di vabbè, ho già... Senti. Sì, sì, ma è molto chiaro. Io alla politica chiederei di essere conseguente. Si fa l'esempio di Milano. Milano funziona secondo me perché c'è stata una politica conseguente. Al di là del colore, le varie amministrazioni che si sono susseguite hanno portato avanti dei progetti che partono da molto tempo prima, perché nel 2009 Milano soffriva la crisi, oggi sotto gli occhi di tutti è veramente l'unica capitale europea che abbiamo ed è attrattiva per gli investimenti stranieri. Quindi io dico, forse è quello che bisogna cercare di fare. E per esempio io credo che invece Torino non abbia fatto la stessa fine, è partita molto bene, ma mi sembra che non ci sia una politica conseguente che porta avanti quelli che erano i progetti, i disegni per poterla portare, farla diventare anch'essa una capitale europea. E non parliamo poi di Roma, che secondo me avrebbe tutte le condizioni, perché voglio dire, camminare per Roma è come camminare per un'opera d'arte, dentro un'opera d'arte, quindi la città che ci invidiano tutti e non riusciamo a renderla attrattiva per gli stranieri, per l'estero e per gli investimenti stranieri. Quindi chiederei questo. Poi credo che il problema è anche nostro, parlavamo di mea culpa alle imprese, secondo me l'abbiamo, perché negli ultimi 10 anni noi abbiamo sbagliato tanto, ci siamo avvitati su un sistema, un mercato interno che ormai era crollato, sulle opere pubbliche che ormai era crollato, i numeri sono sotto gli occhi di tutti, abbiamo perso 120.000 imprese, insomma. E ci siamo avvitati sul mercato interno, abbiamo smembrato le nostre imprese, sono diventate sempre più piccole, le abbiamo destrutturate e oggi siamo lì che dobbiamo, poi guardiamo fuori dall'Italia e dobbiamo competere con dei competitor come i francesi, che la più grande impresa europea francese fattura 40 miliardi, la più grande italiana ne fattura 6. Cioè è chiaro che se il nostro mercato riprende, il mercato delle opere pubbliche riprende come ci auguriamo tutti, e il governo mantenga le promesse fatte e quindi rifinanzi e faccia recuperare quel gap infrastrutturale di cui abbiamo bisogno, però ci sono poi dei problemi, perché ci sono delle manovre in campo che fanno anche temere che poi non si porti avanti il piano di infrastrutturazione che è previsto, come la sterilizzazione dell'IVA o altre manovre che quindi fanno preoccupare che forse questi fondi poi non vengano destinati. Però se il nostro mercato interno riprende, a quel punto diventa attrattivo per le imprese straniere. Noi non possiamo pensare di competere con colossi come gli europei, come i francesi, come i tedeschi, come gli svedesi, che hanno un peso, in Svezia è arrivato ad avere un peso del 50% sul PIL l'edilizia. Quindi dobbiamo riflettere su questo. Quindi io credo che bisogna pensare, e purtroppo è un gap che non recuperiamo facendo le nostre adesioni, concentrando le nostre piccole imprese, non ci arriveremo mai. Quindi in questo io vedo bene, e qui forse Gabriele non sarà contento,
perché la vediamo diversamente, però per esempio Progetto Italia secondo me è una cosa che va bene, che va fatta e che è importante che lo Stato ci metta del suo, che Cassa Depositi e Prestiti entri nel capitale delle nostre imprese e le faccia crescere, perché da soli non recuperiamo un gap come questo e non abbiamo ancora visto niente, perché quando, ora diciamo come saremo fra 10 anni, ma probabilmente fra 10 anni sconteremo la concorrenza delle imprese cinesi che fanno 80 miliardi di fatturato e il 90% lo fanno in casa loro. Quando sarà saturato quel mercato andranno in giro per il mondo. E allora dico, noi come ci prepariamo a questo? Perciò dico sicuramente bisogna riflettere, ci devono riflettere anche le imprese su questo. Poi ci lamentiamo tanto delle regole. Certamente bisogna legiferare, abbiamo troppe regole, però io sono di quelli che pensa che il codice degli appalti sia un po' come l'euro, che tutti dicono, poi prima tutti lo volevano, poi dopo hanno detto no, non va bene, sicuramente sono state sbagliate le tempistiche e le norme, però i tempi, però le cose sono buone sul codice degli appalti, poi certamente va alleggerito. Però ci sono delle cose ottime, per esempio la qualificazione delle stazioni appaltanti. Allora bisogna che certe cose vengano poi fatte e quindi perciò ritorno a dire la politica deve essere conseguente su quello che ha previsto e che lo facciano, perché quando il codice degli appalti sarà a regime io credo che aiuterà molto il nostro mercato.